urbani, tanti pasticceri così da lei in una volta non si sono mai visti. No, è una, per me è un'emozione, è un grande motivo d'orgoglio avere come la mia, i miei amici di sempre, quelli dell'Accademia Maestri Pasticceri, ma colleghi, collaboratori con cui è anni che condividiamo ricette, idee, e quindi oggi mi hanno fatto questo immenso regalo, averli qua con me, per me è il sogno della mia vita. Ogni anno è per voi il simposio rappresenta un momento, oltre che di confronto, anche formativo. Assolutamente, l'Accademia è stata proprio ideata dal nostro collega Massari proprio per questa idea qua di confronto e anche di incontro. E naturalmente da queste due situazioni nasce anche un'amicizia, nasce anche una situazione molto diversa che è quella della condivisione di momenti come questo. Momenti come questo non potevamo non prendere la palla al balzo. Già l'anno scorso abbiamo dovuto rimandare per gli eventi di cui sappiamo tutti che qua nelle Marche sono stati colpiti, però quest'anno assolutamente dovevamo essere partecipi. Massari, allora, quando l'ha pensata, l'ha studiata nella sua mente questa entità, aveva idea di così tanto successo? Pensavo di arrivare più in fretta, però ovviamente gli artigiani sono tutti individui che esasperano la loro personalità, e invece in Accademia la personalità rimane ma viene a confronto. E ognuno di noi siamo campioni del mondo fino a quando non ci confrontiamo con gli altri. Quello che è importante è la condivisione del mestiere, e per di più la pasticceria è un antidepressivo naturale perché ha lo zucchero, perciò noi dispensiamo felicità a tutti.